tre mesi dalla giornata di sensibilizzazione che ricorda la presenza sul territorio del nuovo centro di senologia multidisciplinare, più nota come Breast Unit, la struttura complessa di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Foggia torna a parlare alle donne della rete dell'avanguardia per la diagnosi e cura del tumore al seno. Lo fa con un relatore d'eccezione, eroe di vita, fra i più conosciuti chirurghi plastici italiani. Chirurgia ricostruttiva della mammella è il secondo appuntamento del calendario Incontri con l'esperto. Le finalità di questo ciclo di approfondimenti spiegate dal professor Fausto Tricarico. Sentiamo sempre di più la necessità dell'aggiornamento, tant'è che il sottotitolo del nostro incontro è Andiamo a lezione, perché si va avanti certamente in tante cose, si fanno tanti progressi, però si sente sempre di più questa necessità di ritornare a lezione, di andare a lezione. In verità nella nostra vita professionale non abbiamo mai smesso di andare a lezione, perché c'è sempre da imparare, e quindi lo scopo di tutto questo è quello di aggiornarsi, di confrontarsi e di trovare spunti per fare sempre meglio il nostro lavoro. È un momento divulgativo importante per tutti, perché in una detta ai lavori riescono a cogliere delle informazioni che sono utili da un punto di vista culturale e riesce a capire un po' meglio qual è la problematica, cosa si riesce a fare oggi. E invece per gli addetti ai lavori è un qualcosa di più tecnico e un po' più raffinato, per entrare meglio in quelle che sono le tecniche più innovative che ci sono, che consentono di avere risultati che sono veramente simili a quelle della cosmetica. La giornata è l'ennesima conferma che la sanità foggiana è a misura di donna. Professor De Vita, cosa significa ricostruire un seno dopo un tumore? Restituire alle pazienti la gioia di vivere e farle ritrovare il sorriso, perché il seno è il simbolo della femminilità, per cui una donna si vede martoriata in quello che è proprio l'essenza dell'essere donna. L'Italia come si classifica nel settore della ricostruzione mammaria? Leader a livello mondiale, lo dico con grande orgoglio, siamo considerati nel mondo un punto di riferimento. Il dibattito supporta quindi l'importanza della presenza sul territorio della Breast Unit, segnale di grande dovuta attenzione e rispetto per l'universo donna. Ricostruzione mammaria, dottor Di Millo, come si difende la sanità foggiana? Allora, noi abbiamo di recente istituzione, da poco più di un anno, la Breast Unit. Nella Breast Unit ci sono tutte le professionalità interessate alla diagnosi e cura del tumore della mammella, e tra queste ovviamente, oltre al chirurgo oncologo, il chirurgo plastico ricostruttivo. Quindi la nostra è una, in questo momento, un'eccellente difesa. Abbiamo un reparto di chirurgia plastica che con i suoi titolari della senologia, che si dedica alla ricostruzione della mammella. E oggi non è possibile venire fuori da una sala operatoria dopo intervento chirurgico, sia esso conservativo, cioè quando la mammella viene conservata, sia esso demolitivo, cioè quando la mammella viene asportata. Non è possibile venire fuori dalla sala operatoria senza una ricostruzione dopo chirurgia conservativa o dopo chirurgia demolitiva. Questo perché ovviamente il ripristino del cono mammario fa parte dei momenti di guarigione dalla malattia.